scelto questa tazzina perché da quando sono piccola ho una tazza a casa, molto simile, però a pois, cioè pois contornati. Ce l'ho da quando sono piccola, quindi ho sempre bevuto con quella tazzina lì e pensavo fosse molto vecchia. E questo sembra un po' il nonno, versione nonno della tazza che ho a casa, quindi semplicemente. Io ho scelto il Playmobil come oggetto perché mi ricorda i pomeriggi passati da solo con il Playmobil a sviluppare fantasia. Ho scelto i sassi perché quando ho sentito che c'era una collezione di sassi ho detto, tra tutte le cose che uno può collezionare, i sassi non sono proprio la prima cosa. Poi in realtà ci ho pensato e ho detto, anch'io da bambino collezionavo i sassi, poi pensavo di collezionarli, poi li prendevo e li ributtavo dove li avevo presi. E niente, mi ha colpito che qualcuno invece li avesse collezionati anche poi da grandi. Io ho scelto la zampa di gallina perché quando ero piccolo andavo a prendere le uova dalle galline di mio nonno e quindi mi ricordo l'impronta delle zampe e quindi mi ha ricordato questa cosa. Scelto i mattoni perché mi ricordano le case della Puglia, siccome io prima ero da una famiglia meridionale, ogni volta che arrivo giù mi vedo queste case ancora in costruzione, quindi il pensiero del mattone mi fa venire in mente questo. Ho scelto questo pedale perché mi ricordo che è uno dei primi suoni di cui mi sono innamorato, intendo a livello musicale, è stato il suono di Seven Nation Army di Jack White, che utilizza proprio questo suono violentissimo, il Big Muff, appunto. Me gusta la liebre o il conejo, lo che sea, no sé, porque me acuerdo a mi infancia, porque de pequeño iba al Museo de Ciencias Naturales de Torino, que era gratis, y creo que aún es gratis, y veía todos los animales embalsamados, y me gustaban mucho. Ya está. Y a mí me gusta mucho la máquina de foto, la cámara, porque me has acordado mucho a una que tenía mi abuelo. Ho scelto questo cubo che in realtà non è neanche un cubo per intero perché stranamente mi ricorda la forma primordiale della vita, benché non sia forma di cubo. Questa collezione a me ricorda tanto un cartone che mi piaceva tanto da piccola e anche adesso, Peter Pan, perché sembrano tanti uncini di Capitan Uncino. Questa cosa mi ha stupito